Stare a contatto con la natura, respirare aria buona. E poi perché prende, credo, più coscienza con se stesso, la concentrazione, e inizia a capire se stesso durante il gioco, durante la pratica. E poi anche perché fa amicizia, conosce anche altri bambini. Un genitore mi ha detto: "Guarda, sono molto contento, Lorenzo, di mio figlio, che questo bambino da quando ha iniziato a giocare a golf era troppo timido, cioè non riusciva a relazionarsi tanto con gli altri bambini, mentre da quando ha iniziato a giocare a golf è cambiato, perché comunque sia, se lo vedi adesso fa gruppo, si diverte, gioca con gli altri bambini." Un bambino che era iperattivo, non riusciva a stare fermo, camminava, correva, ora fa le gare a livello italiano, è concentratissimo, è andato in America, ha giocato con i più forti giocatori e ne vado fiera. Passione, perché la passione è importante, se non c'è passione, come tutte le cose, poi le fai sì, però non le fai fino in fondo. Energia perché ti tira fuori veramente l'energia di combattere una gara, di vincere. L'energia positiva, negativa, di piangere, di resistere. È rispetto, questo rispetto che i bimbi devono mettere in campo sia per gli avversari che per loro stessi. Il rispetto è però quello di aspettare, dare i tempi giusti a quegli altri, stare in silenzio quando quegli altri giocano e comportarsi senza mai stravolgere le regole del buon vivere.